l'accendino va acceso. Oh no! Ragazzi, vi aspetto alla Milan Games Week il 25 e il 26 novembre. Prendete subito biglietti se non finiscono. Ragazzi, benvenuti su Poppy Playtown. Ma come Playtown? Non era Poppy Playtime? Sì, perché questo in realtà è la versione strana di Poppy Playtime, ma fatto da italiani. Ora, non vorrei dire una cavolata, però forse questo gioco è stato fatto da degli italiani. Fratelli di pizza, la pizza in testa. Sono curioso di provarlo e di vedere tutta questa italianità in questo gioco. Giochiamoci. Play. Hey Claire. Hey Claire. Non mi sembra molto italiano. Il Playtown ha chiuso. Ma papà, ho perso il mio ciondolo lì. Quello che ti aveva dato la mamma? Lei sarebbe molto triste se fosse ancora qui con noi. Oh cavolo! Che cos'è? Aspetta! Che cos'è quello? Un ciondolo? Oddio! Ma è Jumbo Josh! Come Jumbo Josh? Non ho capito. È Poppy Playtime o Giardino delle Banane? Questo gioco mi sta facendo confondere. Non capisco se è italiano dato che parlano in inglese. Però eccoci qua, Playtown. Fantastico questo gioco. C'è pure il bagno. Giusto giusto, perché mi sto parlando. Ok, cos'è che devo fare da italiani? Facciamo un gioco dove prendiamo la pizza. Buongiorno, benvenuti alla Playtown & Co, dove io apro le porte e compagnia bella. Cos'è un bottone gigante? E chi l'ha perso? Cioè, le valvole sono dei bottoni giganti? Gira questo bottone per attivare qualcosa. Va bene, giriamolo. Vediamo che cosa riusciamo ad attivare. Attivati! Qualsiasi cosa si sia attivata sicuramente non è di buon auspicio. Ah, ma questa è la mascotte del Playtown, un dinosauro? Oddio, no, dinosauro come mascotte nemmeno per sogno. Non voglio essere mangiato da un dinosauro. Che cosa c'è scritto qua? Ricordati, bevi l'acqua. Ricordati, prendi il mio libro, molto strano. Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia. Vi lascio il link sotto in descrizione. Grazie al cavolo che devo bere l'acqua. Se non muoio, oh, qua c'è un computer. Niente, mi sa che non fa niente. Continuiamo, perché questo gioco in realtà nasconde dei segreti. Forse una pizza, non lo so. Ok, ho aperto questo luogo segreto. Apriamo. Steak aria. Steak aria. Che è stato? Oh no, i dinosauri ci conquisteranno. Ritorneremo nel creatico. No, come cavolo si dice? Nel cretaceo. Ok, andiamo nella playground area. Qua ci sono tre cristalli. La macchina dei cristalli. Quindi abbiamo un cristallo viola, un cristallo verde, un cristallo giallo. Che ci devo fare? Ho un altro bottone da girare. Girati, bottone. No, non posso girarlo. Quindi devo cliccare cristalli. Prima di cliccare cristalli a caso, andiamo nella steghe area. La steghe area non si apre e nemmeno la employee training si apre. Quindi dobbiamo per forza continuare di qua. Oh, almeno qua si è aperta questa porta. Stiamo calmi, ragazzi, perché ricordiamoci, se una mascotte è un dinosauro, il resto potrebbe essere un triceratopo, oppure non lo so, i Power Ranger Dino Thunder. Ma chi l'ha creato questo posto? Oh! No, non posso chiudere. No, 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 no. Aiuto, 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 aiuto. Mannaggia i dinosauri. Mi ha fatto estinguere a me sto dinosauro. Maledetto. Cioè, mi ha preso in giro. Mi ha preso per il culpito. Ragazzi, che ci posso fare? No, dai, dimmi. Era fatta apposta, vero? Per farmi prendere un infarto e farmi conoscere Giambodino. Giambodino maledetto. Ma che sei diventato, il mostro di Loch Ness? Oh no. Oh, aiuto. Ok, salta, ho capito, corro, 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 corro. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Che cos'è questo, un dente di dinosauro? Prendilo. Esatto, un Dino Tooth. Ce la posso fare, ce la posso fare, così. Bravo. Oh no, 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 non girare, non girare, mi sta girando la testa. Ok, ho preso un altro pezzo di dinosauro. Wow.
Fantastico. Un altro dente di dinosauro. E benvenuti al Playground. Cavolo, abbiamo fatto due capitoli di Poppy Playtime in manco mezzo minuto. Mi piace stalkerare. Aiuto, ma a chi piace stalkerare? Al dinosauro? Trova 10 T-Rex per lo stag. No, i denti di T-Rex per lo stag. Quanti me ne rimangono? Va bene, troviamoli questi 10 denti. Povero dinosauro che ha perso tutti i suoi denti. Ok, qua ne abbiamo un altro. Vai, ne mancano altri 14. Una cosa è sicura, questi dinosauri si stanno camuffando come se fossero dei giocattoli, secondo me, eh. Io sento puzza di guai. Sento molta puzza di guai. Ecco un altro dente. Non so quanti denti siamo, ma già la maggior parte li ho presi. Gira sto bottone. Niente, non posso girarlo. Denti, denti, datemi i denti. Posso mettere i denti qua dentro? Ok, mettiamo i denti qua dentro. Penso di averli presi tutti e 10. Ma perché li devo mettere in un vaso da notte? Perché in un vaso da notte? Mettilo. No, tu stai scherzando. Tu stai scherzando. Io non lo faccio più. Un cristallo. Ho capito, devo trovare 3 cristalli. Quindi ho trovato quello viola. Ora mi manca quello di un altro colore e quello di un altro colore ancora. Posso girare il bottone ora? Girati, vai così. Vediamo cosa fa adesso questo bottone. Si è aperto qualcosa di segreto. Andiamo a controllare. Vediamo che cavolo si è aperto senza che mi fai prendere un infarto, dinosauro. Va bene? Questo dinosauro qua che è spuntato. Lo chiamerò ovviamente Dino. Messo! Ora che devo fare? Cioè, si è aperta una porta. Che porta? Non si sa. Questa, la Stag Area. Ok. Il nostro Dino Pino Pino Dino. No, che cos'è sta roba? No, no, non ci va, non ci vado, te lo puoi scordare. Perché non voglio essere carne per... Ah! Dio, che è successo? Cosa è successo? Ah, non devo andare in quelli rossi? Che vuol dire? Ah! Ma no! Ok, facciamo che li salto direttamente, va? Ho capito, non devo andare in quelli rossi, vado solo in quelli verdi. Quello è pericoloso. Ti prego, non mi far prendere un altro infarto, non posso. Non posso sopportarlo. Ti prego, come cavolo si fa? Mi sto prendendo 40.000 infarti. Dai che ce l'ho fatta. Oh, oh no, ma chi è questo? No, ma tu stai scherzando. Io no, mi sono preso troppi infarti già. Mi sembrava un giochino del cavolo. E invece mi sono preso più infarti qua che su Poppy Playtime. Poi quando uscirà che devo fare? Devo pregare. Perché non so che cosa potrebbe succedere. Ok, qua siamo in una laguna. No, devo fare parkour sulla laguna. Nemo, Nemo mi... Sono milioni di modi per morire. Ciao Dino. Dino, qual è il tuo problema? Non cadiamo. Ma com'è che ti chiami? Io ti ho preso i tuoi denti da latte. Ma tu non bevi il latte, vero? Lo bevi parzialmente scremato o scremato? Non lo so. Ok, ce l'ho fatta, sono vivo. Che ansia. Che c'è scritto qua? Stakes House è temporaneamente chiusa per dei gas leaks, per delle perdite di gas. Mi sa che allora queste sono allucinazioni. Digital hallucinations. Bottone, bottone, gira il bottone. A cosa serve questo bottone? Ok, il dino se n'è andato. Ma è un dinosauro o un alligatore? Non l'ho mica capito. No ragazzi, non posso resistere ad un altro infarto. Per favore, non è il momento. No, ma se io devo tornare indietro... No, no, troppo scordare. Oh, no. No, ti prego, no. Ho capito. Ah, il verde è salvo. E quando non è verde? Ok, penso di avercela fatta. Oh,
Ti prego, penso che si sia aperta un'altra area. Da qualche... Oh, va bene. La cava dello Stegosaur. Oh no, un'altra, non ci voglio credere. Cosa dice qua? Nulla, quindi quelli rossi sono... Non c'è andare. Quelli verdi sono ok vacci. Gialli sono 50 e 50. Di 56 e 50 no. Verde. Ok, fino a qua ci siamo. Checkpoint. Verde 50 e 50. Verde. Ok, ci siamo. Oh no, lo Sauro. Ciao Sauro il dinosauro. Ok, ti chiamerò Salvo. Non preoccuparti dei tuoi bambini. Tutte le cose sono sotto controllo. Certo, non un enorme dinosauro che mi vuole mangiare la faccia, No, vero? Ok, un altro dente di dinosauro. Mi sa che ne dobbiamo prendere altri 50. Ma poi, ma che ci fa questo enorme buco nel muro? Ok, che è una caverna. Che cos'è, un pezzo di carne? Carne cruda. Oh no, mi serve per attirare il dinosauro. Certo, almeno non sono io il suo pezzo di carne, giusto? Ah, devo accendere, ragazzi, per cuocere la carne e far uscire il dinosauro allo scoperto. Però mi serve della legna. Dove lo vado a trovare la legna? Ah, qua c'è la legna. Ragazzi, rieccomi qua, sì. Ho una felpa diversa. È crashato il gioco, me ne sono dovuto scappare. Ma eccoci qua. Allora, devo accendere il fuocherello, perché adesso ho preso pure l'accendino. Quindi accendo l'accendino, perché l'accendino va acceso. Oh no! Oh no! Dino! Giampodino! Ok, ragazzi, dobbiamo scappare. Via, via, via! Veloce, veloce! Sinistra! Destra! Qua! Qua! Giampodino! Ah! Giampodino è velocissimo! Giampodino è troppo veloce! Forza, forza, che ce la faccio! La gemma verde! Ce l'ho fatta! Ehi, torna indietro! Giampodino Gimbodono! E anche questa gemma l'ho presa! Ma io direi... Basta così, cioè... Devo pure prendere quella ragione! Ma tu lo puoi scordare! Proprio italianissimo questo gioco, che mi fa fare sti gesti. Giusto per curiosità, voglio vedere chi c'è qua. Il triceratopo, lo sapevo io. Ma come? Già l'ho trovata. Diamante. Scusa, che mi serve il diamante? Triceratopo, a che serve il diamante? Ah, il diamante serve per aprire la porta. L'accesso è stato consentito, grazie. Prima di startare l'allenamento ci sono tre cose che ti devo dire. Prima cosa, non c'è ritorno. Come non c'è ritorno? Non saltare nella lava. Che vuol dire non saltare nella lava? Ah! E poi l'ultima cosa qual è? Non ci sta scritto, mannaggia il tubo. Ragazzi, non ci capisco un tubo. The Floris Lava Challenge 1. Quello sono io. Va bene, ho capito, continuiamo. Ok, velocemente. Dai, non devo cadere, devo essere veloce. Mamma mia, che parkour. Queste tutte le hobby di Roblox che ho fatto. Non lo fate proprio. Ok, ci sono. Prendi un momento. No, non me lo prende il momento. Challenge 2. Leoni affamati. Dove? A Roma? Oh no, quelli sono dei veri scheletri. Allora, io direi di non andare qua, che questi qua hanno fatto una brutta fine. Facciamo così. Andiamo di sopra. No, non posso andare di sopra. E se mi aspetto un leone? Challenge superata. Giampodino è stato bello. Terza challenge. Falling Steel. Ma sono delle incudini. Non far cadere le incudini. Non far cadere le incudini. Non far cadere le incudini. Via. Ok. Ma no, l'incudine è caduta. Ok, fatto. Vai diamantino, apriti sesamo. Cioè, dobbiamo scappare da questo posto allucinogeno. Se no siamo messi mail. Oh, ma no, no, no. Allora, dobbiamo fare due cose.
Devo farlo cadere, devo farlo cadere. Cadi. Cadi. Sì. Giappodino, poverino. Guardate che fine ha fatto, Adesso non mi puoi più mangiare. Dentro la tua bocca. Oh no, che schifo. Mi dispiace, Giappodino. Ragazzi, rip sotto nei commenti per Giappodino. Vai col bottone. Valvola di bottone. Vediamo che cosa mi ha aperto. L'ultima gemma. Abbiamo distrutto il nostro Giappodino, quindi teoricamente ho finitino. E anche questa l'abbiamo fatta. Metti il nostro diamantino. Ok, ci siamo. Apriamo sta porta. Dai che l'abbiamo finita. Mister Umptump. Ah, c'è una valvola qua sopra. A che serve? Mi apre qua? Ah no, mi si è aperta questa porta. Steggy! Ah, si chiama Steggy! No, povero Steggy! Steg Elixir. Elixir di Steggy. No, 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 ma... Certo, giustamente io mi bevo cose a caso. È finito? No, ragazzi, sono finito in un brutto sogno. Questa è la storia di come sono diventato un Giambo dinosauro. Prima ero Giambo solo, poi sono diventato Dino. Ma che strani luoghi. Aia, le porte in faccia mi sbatto. Sono uscito. No, sto solo sognando, vero? Dimmi la verità. Adesso mi spunta un dinosauro che mi mangia. Non voglio essere mangiato. Chi è? Ah, questa è la mia famiglia. Ok, e perché mi spunta la foto della mia famiglia? Qual è il mio problema? Oh, vi rendete conto che sto facendo tutto questo per trovare una collana? Che tanto non troverò mai. Ah, questa è mia figlia che è cresciuta. Ragazzi, questo vuol dire che sto passando la miglior vita. Una vita piena di pizza. Un bicchiere con dentro qualcosa. Dentro c'era della Coca-Cola andata male. No, la mamma, povera mamma. Ma cosa vuol dire? Cosa ho fatto alla mamma? No, no, non penso che sono io. Sono stato Giambodino. Ok, sono tornato. Questo è il finale? Oh no, ma c'è un dinosauro gigante che mi insegue. Finito! Beh, è stato inquietante! Ragazzi, io direi che questo video lo posso anche terminare qua. Mi raccomando, prendete il mio libro Mondo Strano e noi ci vediamo nel prossimo video. E ciao!